andrete in scena il 16 gennaio finalmente al Teatro Traetta. Ma cos'è fiabafobia e cosa avete pensato questa volta per Giorgio e Stefania? Mi piacerebbe che fosse presentato lo spettacolo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista morale. È ovviamente una produzione inedita che ovviamente parte sempre da un qualcosa di strano. Anche questa produzione, anche questo scritto parte da un suono, da una canzone, da una melodia che un giorno un componente, in questo caso Manu, mi ha fatto ascoltare. Questo è un testo che viene scritto per la prima volta nel 2017, all'inizio del 2017, e poi prende forma man mano fino ad arrivare ad oggi. Quindi non è la prima versione di Fiabafobia, bensì è la sua trasformazione, la sua evoluzione, perché ovviamente un testo, per potersi definire ottimale per l'andata in scena, deve essere provato, deve avere i suoi momenti in cui sia lo scrittore che gli attori si sentono parte completa di tutto questo grande nucleo. E finalmente poi con la regia di Stefania siamo arrivati alla, diciamo, alla limatura finale di questo testo, che aveva appunto bisogno di un altro sguardo. Io ho uno sguardo sempre molto disneyano, fiabesco, proprio nella particolarità della fiaba, cioè del fatto che il bene vince sempre e che quindi è tutto pieno di positività, ma fa troppo contrasto con il bene e con il male. Con la regia di Stefania abbiamo scoperto tanti dati, a partire dai colori, a partire dalla musica, e dopo lei ci spiegherà appunto tutte queste sue scelte. Mi collego a quello che diceva Pier Giorgio. Anche io sono sempre stata un'appassionata di fiabe, della sua capacità di poter alimentare un processo creativo dell'artista. Cioè la fiaba permette all'artista di liberarsi completamente, di sprigionare tutta la sua fantasia. Può fare qualsiasi cosa all'interno di una fiaba, uno scrittore o un regista. Quindi io, appassionata anche dalle fiabe nere di Tim Burton, ho dato questo gusto un po' più, vogliamo chiamarlo serioso, un po' meno Disney, diciamo così. Un po' rock, un po' dark fantasy. E in effetti la colonna sonora di Fiabafobia è molto rock. Ci troviamo in Joy Division, in Nirvana, in New Order, sono tutti gruppi che noi abbiamo ascoltato, e la fiaba ci ha permesso appunto di sprigionare la nostra creatività anche nella scenografia, ad esempio. Quest'anno siamo molto contenti della scenografia che verrà fuori e speriamo anche nell'effetto sorpresa. Dicevamo che all'interno di questo spettacolo Fiabafobia c'è una sorta di chiasmo tra amore, guerra, danza, sogni, luce, oscurità, e da tutto questo viene fuori la paura. La paura di una strega divina che si trasforma, correggimi se sbaglio, in un'essenza dove l'amore, anche l'amore puro, può temerla. E questa è la fobia che verrà interpretata dall'attore Emanuele Licinio. Per questo mi piacerebbe se tu ci parlassi del tuo personaggio e di come si snatura il concetto a cui rimanda all'interno dello spettacolo. Allora, in realtà diciamo che la fobia in questo spettacolo tratto due personaggi diametralmente diversi ma appartenenti più o meno alla stessa categoria. Uno è Caleb, che è un personaggio costantemente intimorito. Legandomi un po' al concetto di Stefania, questa cosa dell'aver visto molte favole timbartiane, di aver visto molti corti timbartiani, ha influito molto anche sulle direttive date a noi attori.
Infatti diciamo che il personaggio di Caleb, il mio personaggio iniziale, è un personaggio molto paranoico, quasi sulle righe come personaggio, e che in qualche modo espleta, rende esplicita la sua paura anche nella sua costituzione fisica. Quindi da quel punto di vista ho lavorato più sulla psicosi, quindi un po' affascinato anche dal film Dangerous Method, quindi da quello ho preso un po' dei tic, delle cose. Invece la fobia è ciò di cui Caleb ha paura. Quindi diciamo che è come se avessi dovuto portare al di fuori, quindi dare un'immagine, chiaramente sempre con il loro aiuto, dare un'immagine di quella che è la fobia, di che cosa è la paura. La difficoltà più grande è che la fobia non ha parola, quindi la fobia è un'essenza, non parla, esiste. Esiste ed è nulla, ma può essere tutto. Perché di che cosa hanno più paura gli esseri umani? Del nulla, di ciò che non si conosce. O meglio, di ciò che non si vuole conoscere. La curiosità non fa che alimentarsi, per cui onde evitare di svelare troppo, do appuntamento al 16 gennaio del 2020 al Teatro Traetta di Bitonto alle ore 21 e non mi resta che augurarvi un grande in bocca al lupo.